Quindi ci sono un po' di novità nel Viareggio. Prima titolare per Danesi, che gioca in avanti con Chicchierelli e Brega, ritrova una maglia titolare Fazzini in un centrocampo a tre completato da Minichino e Marinai in difesa, turno di riposo per Benedini, va in panchina, gioca Monopoli, Bertacca, l'altro centrale, Sapienza, che ieri ha compiuto gli anni 19, tanti auguri, a sinistra, e Belluomini a destra. Carpita tra i pali, Macchino, Dari, Ferrari, Kowalski, Testa, Guzza, Ussia, Lepri, Gambini, Calabrese, Orlandi, Oriti, invece l'11 scelto da Giannini, tecnico del Settimello, ancora Fazzini, Chicchiarelli, guarda la porta e calcia col sinistro largo dopo neanche 30 secondi, prima opportunità per il Viareggio. Ancora Lepri con il pallone che passa in conclusione, tentata da Gambini, carpita in due tempi. Altro conto, ti hai messo male il Viareggio sulla verticale, Calabrese, Calabrese può andare a calciare, Calabrese! Largo! Dari, si complica un po' la vita, occhio a Calabrese che cerca la conclusione, carpita. E allora Orlandi, altro recupero, Fazzini, si apre un varco, Fazzini, calcia! Alto! E in accolto per Orlandi. Il cross, dentro, colpo di testa da parte di Testa Guzza. Marinai, il pallone che passa, colpo di testa tentato da Brega, da Chicchierelli, chiedo scusa, verso Chicchierelli che mette giù Chicchierelli, Ussia lo contiene in qualche modo, Belluomini, cross sul secondo palo per Minichino, ancora Davide Minichino, secondo gol in 4 giorni, porta avanti il Viareggio 1-0. Ussia ci mette la testa, Fazzini pronta ad alimentare, si apre un varco, Fazzini, calcia, Fazzini, deviazione! Marchi a metterci la mano, centrale, Brega, si apre un varco per calciare, Brega! Marchi vola, si rifugia in angolo. Marina, il pallone a cercare Bertacca, sul secondo palo, la testa di Chicchierelli, alto. È un momento che per Chicchierelli la porta è piccolissima. Dari, il cross dentro a cercare Lepri di testa. Non è finita, con poi Carpita che fa quasi il libero Gambini. Occhio perché la porta è libera. Gambini! Amnesia del Viareggio perché Carpita è dovuto uscire quasi in stile Bizzo, che si erano tutti fermati. Sapienza. Fazzini, Marinai, Minichino, Chicchierelli, Danesi, Brega nel... Lepri, pallone basso, serie di finte, il pareggio del Settimello, 1-1, l'ultima a toccare. Dovrebbe essere stato Ussia, pronto a ricevere, guarda la porta, Marina è ancora dentro, Marco. Sempre le finte, il cross di Belluomini, dentro Kowalski a metterci il piede, angolo, pallone sul secondo palo, Bertacca solo in quota, Luca Bertacca, l'uomo della provvidenza nel momento del bisogno, sale in quota, colpisce di testa, fa 2-1 Viareggio al 20°. Va Lepri, pallone alto, pallone a metà via tra Brega e Chicchierelli, ha capito tutto, Testa Guzza, Minichino a stampare il palo, no, il palo sì, ma quello dietro, Fazzini calcia alto, non c'è più tempo, vince il Viareggio 2-1 al termine di una partita complessa e scorbutica, il gol del vantaggio siglato da Minichino alla mezz'ora del primo tempo, il pari del Settimello con Ussia al quinto e poi al 20° della ripresa il colpo di testa decisivo di Bertacca.